Valentina Attanzio e oggi voglio mostrarvi un sacco di ciglia finte molto ma molto strane, anzi in realtà sono tipo ciglia finte che non ho mai visto in vita mia. Praticamente l'altro giorno sono entrata in questo negozietto fantastico, guardo sul bancone, mica mi trovo un sacco di ciglia finte. Io ero incredula, cioè perché sinceramente io non ho mai visto ciglia finte di questo genere. Ma stiamo scherzando? Ma a parte che sono lunghissime, anche queste qui ad arcobaleno sono fantastiche. Naturalmente queste ciglia non è che si utilizzano per uscire normalmente, per andare a fare la spesa, assolutamente no. Queste ciglia si usano magari per la sera, per qualche festa. Poi adesso che è Capodanno, sta arrivando il Capodanno, sarebbero perfette. Io userei tipo a Capodanno queste, che sono tipo oro. Il problema è che sono non lunghe, di più. Infatti, cioè, secondo me una volta che me le metto addosso me le sentirei tipo pesantissime. Però non so da dove iniziare. Dai, iniziamo da queste. Io vi devo dire una cosa, raga, non ho ancora imparato a mettermi le ciglia finte. Nell'ultimo video in cui ho provato a metterle, vi ricordate che casino ho fatto? Che le avevo addirittura rotte, avevo tipo metà ciglia qua, l'altro pezzo lì. Speriamo che almeno questa volta li metto magari meglio. Guardate che belle, queste qui sono tipo ciglia finte della tipologia, non lo so, tipo uccelli. Perché poi oltre queste ho anche queste bellissime. Prima le dobbiamo staccare, dovrei tipo dargli un po' la forma, quindi devo tipo piegarle un po' perché così poi si riescono ad attaccare meglio sull'occhio. Quindi una volta che ho fatto così, piccolo problema, raga, ma le ciglia dove si tagliano? Verso l'esterno o verso l'interno? No! Spero di farcela, raga, ho tirato fuori il mio specchio magico. Quindi prendo la mia forbice che ho nascosto tipo qua dietro insieme anche alla pinzetta e le vado a tagliare verso... Cosa decido? Verso l'interno o verso l'esterno? So che c'è un punto specifico in cui si dovrebbero tagliare, però non lo so. Io allora le taglio verso l'esterno. No, ma che peccato, dai, le taglio verso l'interno che è meglio. Di tanto così. Vado, ma mi sembra di tagliare così tanto. Oh vabbè, io ho tagliato. Ma non è che poi non mi si scollano più? No, raga, io ho paura. Qui vado a mettere la colla. Non so nemmeno come mettermi. E... no! Ma sono fantastiche! Ma poi io, raga, sinceramente non pensavo che esistessero delle cose del genere. Sì, da lontano sembrano attaccate bene, ma in realtà sono praticamente appoggiate. Andiamo a mettere anche le altre. Mamma mia, adesso sulla sinistra è ancora più un casino. Ce la sto facendo, raga, non è possibile. E schiaccio con le dita. Bellissime. Adesso passiamo alle prossime ciglia. Come faccio a levarle così? Aia. Se ce l'ho fatta. Per rimanere sempre nel tema, ho deciso di mettere queste che sono le ciglia a pavone. Sono fantastiche. Apriamole subito. E anche qui, ecco, i colori sono stupendi, adoro. Sembra secca questa colla. Dimmi di no. Non è che non riesco più a prenderla perché è minuscola. Ok, ne vado a prendere ancora un po'. Oh, no, 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 sì che va. Più o meno. No, ma in realtà a me sembra secca. Oh, sembra secca? E beh, era niente, prendo la colla di prima. Però così non si fa, cioè se vendete le cose, vendetele bene. Non che mettete un sacco di ciglia finte, poi la colla com'è secca. Eh no. Utilizziamo questa che mi sembra la più decente di colla. Mi sa che ce l'ho fatta. Ma va, stupende. Però non si vede bene che sono ciglia di pavone. No, ma come mai? Ah no, sì! Guarda che devo essere il contrario, no. Guardate, ma il fatto è che l'effetto rimane tipo qua. Hanno sbagliato secondo me, perché l'effetto pavone doveva essere qua sotto, non qua sopra. Perché guardate, cioè mi devo mettere così per farvelo vedere. Adesso è arrivato il momento delle nostre ciglia finte. Arcobaleno, stupende. Queste però sembrano così grandi e lunghe. Vabbè, iniziamo a staccarle.
e non le posso tagliare, raga. Io nei tutorial ho visto che tutte le ragazze le tagliano le ciglia, ma non penso che queste così belle si possano tagliare. Ma poi queste, raga, oh mio Dio, queste sembrano vere. Andiamo a mettere un po' di colla. Prendo bene la misura, che stavo già sbagliando. E oh mio Dio, mi sa che ce l'ho fatta veramente. Sì, raga, oh mio Dio, in confronto alle altre ciglia pinte, queste le ho messe perfettamente. E adesso invece andiamo a mettere l'altro. Ma poi, raga, sapete queste per che evento sarebbero perfette? Per il Pride. Queste sono il top, raga. Cioè, anche i colori sono perfetti, raga. E attacchiamo bene. Queste sono più semplici da mettere. Sono fantastiche, raga. Guardate che belle. Ma poi guardate tutta la sfumatura d'arcobaleno. Stupendo. Anche il lilla qua in fondo è bellissimo. Mi piace proprio tanto. Andiamo a levarle. Ok, questa l'ho levata. Ce l'ho fatta. Adesso è arrivato il momento delle nostre ciglia per Capodanno. Queste sono proprio stravaganti. Cioè, ciglia di questo genere non le ho proprio mai viste. Mi raccomando, se dovete mettere delle ciglia finte così, fate anche un bel make up. Tipo, ad esempio, io per queste ciglia arcobaleno utilizzerei un make up arcobaleno. Oppure per queste ci sarebbe perfettamente un mix di ombretto, tipo tra il nero e l'oro. Fare tipo una bella sfumatura come le mie. Avete presente di solito le sfumature che faccio io? E secondo me uscirebbe una cosa proprio molto molto carina. Attacchiamole per bene. Forse ce l'ho fatta, raga, forse ce l'ho fatta. Uno, due. Ora che ci penso, il make up non si vedrebbe nemmeno. Altro che fare un bel make up elaborato tutto. Addirittura talmente sono lunghe, coprono pure le mie sopracciglia. Ma stiamo scherzando, guardate. Bellissime. La cosa bella di queste ciglia è che sono molto molto curvate, fantastiche. Me le sento pesantissime. C'è le altre ciglia attaccate. Come anche le altre. Che mi si sono attaccate le ciglia finte ai capelli. Ma dov'è che sono? No, era troppo divertente. Comunque ti ho fatto un sacco di belli Instagram. È arrivato il momento di levare queste fantastiche ciglia finte. Queste mi piacciono tanto perché mi donano più o meno. Io appoggiamole più lontane adesso, perché se le appoggio vicino mi si attaccano i capelli, raga. Purtroppo è arrivato il momento di indossare le ultime ciglia finte, ovvero loro, che sono le nostre ciglia finte per il carnevale di Rio. Tipo, le prime che ho indossato erano per il carnevale in Italia, mentre queste qui per il carnevale di Rio. Stacchiamole. Queste devo fare proprio piano piano perché ho paura di sbagliare. Che poi, raga, naturalmente sapete che io sono sempre un po' una sfigatella. E purtroppo ho sbagliato a prenderle, perché guardate che queste ciglia finte sono molto ma molto più folte di queste. Appena ho aperto la confezione ci sono rimasta male. Non è giusto. Dovevo guardarle all'interno del negozio e purtroppo è andata così. Che mi serva da lezione. Devo stare più attenta quando compro le cose. E andiamo a mettere la nostra colla. Applichiamola bene su tutta la cosina. Visto che queste qui sono anche meno folte delle altre, qua ci sarebbe proprio perfettamente un bel make up fucsia tutto glitterato. Stacchiamo anche questa. Questa è molto più lunga dell'altra. È troppo rilassante, io mi rilasso poi a fare queste cose. No, vabbè, raga, sono bellissime. Cavolo, ma comunque si vede tantissimo che questa è molto più folta dell'altra. No, è quando l'è sfigata, è sfigata. Guardate invece di profilo quanto sono lunghe queste. Sono bellissime. Ogni volta che sbatto però le ciglia sembra che le sto perdendo. Wow, raga. E poi dovete sentire anche le piume, sono morbidissime, le adoro un sacco. Queste diciamo che sono tipo le mie ciglia preferite. E voi invece, raga, qual è stata la vostra ciglia finta preferita? Commentate qua sotto perché io sono troppo curiosa e voglio sapere anche quali sono i vostri gusti. Io le adoro tantissimo, soprattutto queste.
quelle oro, quelle arcobaleno, quelle da uccello e quelle da pitone. No, ho sbagliato, pitone. E quelle da... Oh mio Dio, non mi ricordo che animale è! Tacchino! Pavone! Quindi raga, in poche parole mi sono piaciute tutte. Voglio rispecchiarmi ancora un pochino per bene perché sono fantastiche. Le adoro un cibo. Wow, raga! Potete vedere molto meglio la lunghezza, ma va, grande vale. Questo specchio è il top. Raga, se questo video vi è piaciuto, cliccate like e spuntate la campanella perché ogni volta che pubblico un video così vi arriverà una piccola notifica. Comunque sia, se non vi arriva la notifica, io tutti i mercoledì e tutti i sabati alle 14.30 pubblico video. Seguitemi su tutti i social, quindi su Instagram e qua su YouTube perché pubblico un sacco di video. E su! Buon Capodanno, raga! Su!